cos'è l'ENEA? Dunque, l'ENEA è un ente pubblico di ricerca che si occupa di tecnologie, di nuove tecnologie, di energia e di sostenibilità dell'ambiente. Che cos'è l'energia rinnovabile? Dunque, l'energia rinnovabile è la possibilità di produrre energia elettrica da fonti che si rinnovano continuamente nel tempo. Cioè, pensiamo al sole, pensiamo al vento, pensiamo all'acqua, pensiamo alle biomasse. Tutte fonti potenziali di energia che si rinnovano continuamente, sono sempre disponibili in maniera praticamente illimitata e che quindi consentono di produrre energia elettrica in maniera continua senza dipendere dalla disponibilità eventualmente limitata o comunque concentrata in zone geografiche specifiche del mondo che rendono problematica, diciamo, la distribuzione e quindi la produzione di energia elettrica. L'ENEA produce energia rinnovabile? No, ENEA non produce l'energia rinnovabile, innanzitutto è disponibile in natura, parliamo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ENEA non produce energia elettrica da fonti rinnovabili perché non è questo il compito di questo ente. ENEA, come dicevo prima, è un ente pubblico di ricerca, quindi lavora in ricerca e sviluppo per consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica a costi competitivi rispetto alla produzione di energia elettrica dalle fonti tradizionali come olio combustibile, gas e quant'altro. L'energia rinnovabile inquina? Il sole, l'acqua e il vento non possono inquinare. È evidente che nel momento in cui noi andiamo a utilizzare le fonti rinnovabili per produrre energia elettrica ci possono essere delle condizioni in cui si può produrre anche inquinamento. Faccio un esempio, il solare a concentrazione, cioè la possibilità di utilizzare l'energia del sole concentrandola per produrre poi energia elettrica dall'energia termica che viene accumulata. Prima dell'avvento della tecnologia ENEA, il fluido di processo per assorbire l'energia termica dal sole era olio diatermico. Oltre a problemi tecnologici, nel senso che non consentiva di raggiungere temperature tali da rendere competitivo il ciclo di produzione dell'energia elettrica, l'olio diatermico è un olio che, qualora a seguito della rottura della tubazione vada nel terreno, va ad inquinare il terreno perché è un inquinante. La tecnologia ENEA utilizza salifusi, che sono fertilizzanti naturali utilizzati in agricoltura, e quindi l'eventuale fuoriuscita del fluido di processo, il sale fuso, a seguito di una rottura, non va ad inquinare assolutamente il terreno che va ad ospitare l'impianto. Per esempio, i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dal sole utilizzando il fotovoltaico. Bene, ripeto, il sole non inquina ovviamente, il pannello può contenere delle sostanze che quando lo andiamo a smaltire alla fine della sua vita vanno trattate con attenzione, altrimenti, qualora vengano smaltite così liberamente nell'ambiente, lo possono inquinare. Questo è il discorso della possibilità di inquinare dalle fonti rinnovabili. Come è organizzata l'ENEA? Allora, l'ENEA è organizzata in tre dipartimenti tecnici: il dipartimento energia, che si occupa di tutta l'energia ad esclusione dell'energia da fonte nucleare; nel Dipartimento Sostenibilità, che riguarda tutte le problematiche di tipo ambientale e di sostenibilità ambientale del Paese; e nel Dipartimento Fusione e Sicurezza Nucleare, che si occupa delle ricerche sulla fusione nucleare e sul discorso della sicurezza di quelli che sono tutti gli impianti nucleari, incluse per esempio i radionuclidi per applicazioni mediche, ad esempio. Oltre ai tre dipartimenti ha anche una unità che è, diciamo, per legge l'Agenzia per l'Efficienza Energetica, un importantissimo settore che consente di risparmiare moltissimo sull'uso dell'energia, mantenendo ovviamente quelli che sono gli standard che si vogliono applicare al comfort e a quella che è la vita civile tutti i giorni. Il numero di dipendenti in ENEA è di circa 2.500 persone,
e sono dislocate in numerosi centri distribuiti un po' in tutta Italia. Il centro della Casaccia, dove siamo oggi, è il centro più grande dell'Enea, è a circa 25-30 km a nord di Roma e ospita attualmente circa 1000 dipendenti. Un po' tutte le ricerche sono sviluppate in questo centro, essendo molto grande, e tutti i dipartimenti vi sono rappresentati. Poi abbiamo il centro di Frascati, dove principalmente viene studiata la fusione nucleare. Poi a sud dell'Italia, a Portici vicino a Napoli, abbiamo un importante centro dove ci sono circa un centinaio di persone che si occupa principalmente di fotovoltaico. E non distante da Matera, vicino al Golfo di Policoro, abbiamo il centro della Trisaia, dove principalmente le attività di ricerca riguardano le biomasse, quindi la bioenergia e diciamo anche l'agroalimentare. Poi abbiamo un altro centro importante a Bologna, dove c'è anche lì una presenza di quasi tutti i dipartimenti, e poi abbiamo piccoli centri che sono non distante da Torino uno nel centro di Saluggia e non distante da Milano l'altro nel centro di Ispra vicino al lago di Varese. Cosa abbiamo alle nostre spalle? Allora, alle nostre spalle abbiamo una delle frontiere del solare a concentrazione, ovvero dell'utilizzo del sole per produrre prima energia termica e poi energia elettrica. È il disco solare. Quindi una tecnologia recentissima sulla quale noi stiamo lavorando e sulla quale stiamo ottenendo ottimi risultati, che consente di produrre energia elettrica grazie all'impiego di aria. L'energia solare viene concentrata in una camera all'interno della quale c'è aria che viene portata a circa 800 gradi centigradi, ha una pressione di circa 3 atmosfere e viene fatta espandere all'interno di una microturbina del tipo delle turbine utilizzate nell'autotrazione per produrre energia elettrica. Quindi energia pulita, fluido pulito, energia elettrica, dimensioni come vedete ridotte. Questo disco ha un diametro di circa 12 metri e consente di produrre energia elettrica dell'ordine con una potenza dell'ordine tra i 10 e i 15 kW, quindi in modo da poter alimentare per esempio una piccola palazzina con 5 appartamenti. L'energia rinnovabile è più costosa da produrre di quella tradizionale? L'handicap, se vogliamo, delle fonti rinnovabili di energia è che mettono a disposizione enormi e continue quantità di energia, ma in concentrazioni ridotte rispetto a quanto può fare il petrolio o per esempio il nucleare. Allora la problematica è quella di concentrare l'energia messa a disposizione delle fonti rinnovabili con tecnologie che lo consentono e che poi vadano a farci produrre l'energia elettrica. Tipicamente queste cose hanno inizialmente almeno dei costi più elevati che nel tempo poi, man mano che appunto l'applicazione prende piede, vengono ridotti. Tipicamente l'esempio tipico è il fotovoltaico, che è nato con costi elevati, che si è diffuso moltissimo in tutto il mondo, anche in Italia grazie, ma anche in Germania, in Italia grazie a incentivi statali che ne hanno consentito la diffusione. Oggi l'elevata diffusione e quindi l'elevata produzione ha ridotto notevolmente i costi dei pannelli fotovoltaici e quindi siamo arrivati alla cosiddetta grid parity, che di fatto rende l'applicazione del pannello fotovoltaico estremamente conveniente anche senza gli incentivi. Quindi bisogna fare molta ricerca, sviluppo di tecnologie per allineare i prezzi dell'energia elettrica prodotta con le fonti rinnovabili a quelli delle fonti tradizionali, ma ne vale sicuramente la pena. Qual è oggi in Italia il mercato dell'energia rinnovabile? Allora, partiamo da quello che è stato un programma europeo, il cosiddetto programma europeo 20-20-20, che prevedeva la 20% di produzione da fonti rinnovabili, la riduzione del 20% dell'emissione dei CO2 nell'atmosfera e anche il 20% di efficienza energetica. L'Italia è avanti perché ha già superato quelli che sono gli obiettivi che erano stati indicati dalla Commissione europea. Quindi in Italia oltre un terzo
dell'energia elettrica prodotta viene da fonte rinnovabile, distribuita principalmente nell'idroelettrico, dove l'Italia è stata sempre all'avanguardia, grazie all'orografia cosiddetta, cioè alla disponibilità di salti idraulici per la produzione di energia elettrica dall'idroelettrico, appunto, poi il fotovoltaico, poi la bioenergia, l'eolico e anche la geotermia. Queste sono le fonti di energia rinnovabile che in Italia vengono utilizzate per produrre, ripeto, oltre un terzo di energia elettrica. In Italia il consumo di energia elettrica, misurato in un'unità a voi complicata, che sono i terawattora, sono 300, circa 300. Oltre 100, in particolare più di 100, 110 circa, sono prodotti da fonti rinnovabili nella misura che vi ho detto prima. E quali sono i futuri possibili sviluppi dell'energia rinnovabile? Allora, abbiamo parlato del fotovoltaico estesamente. Oggi gran parte delle celle fotovoltaiche che vengono distribuite, che vengono installate, sono prodotte in Cina. La Cina è un mercato immenso e quindi, essendo un mercato immenso, è anche un paese dove lo sviluppo e la produzione hanno, si radicano facilmente grazie al loro intenso mercato. Però i pannelli fotovoltaici che vengono utilizzati oggi hanno degli elementi che sono tossici e rari, per esempio l'indio, per esempio il cadmio, per esempio il tellurio. Noi come Enea nel fotovoltaico stiamo lavorando per sostituire nelle celle fotovoltaiche questi elementi con altri elementi che siano non tossici, utilizziamo per esempio rame e zinco, che siano anche molto diffusi sulla crosta terrestre da renderli particolarmente economici nel loro impiego. Quindi questo consentirà la realizzazione di celle fotovoltaiche a basso costo. Il problema tecnologico è lavorare per alzare l'efficienza di queste celle a livello di quelle che sono prodotte con le altre sostanze che noi andiamo a sostituire. Abbiamo visto le immagini di alcune applicazioni del solare a concentrazione, che è un'altra frontiera molto importante dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. È una tecnologia nella quale, ad esempio, la Cina crede moltissimo. In Tibet è in costruzione una centrale molto grande da 55 megawatt, per dare un'idea, una centrale che può dare energia elettrica a 18.000 abitazioni, e ne prevedono di costruire in un prossimo futuro subito altre 20 per ridurre l'altissimo livello di inquinamento che c'è nelle grandi città della Cina.